Sicilia, oggi. Nell'Isola del Sole si sta tornando lentamente alla normalità, tanto che il tassello dell'estate 2020 potrebbe facilmente confondersi con i precedenti, nel ricco mosaico di una terra da sempre incastonata nella storia, nella natura e nell'arte dei popoli che l'hanno abitata. Ma non era così scontato. Basta tornare indietro di qualche mese, riavvolgere il nastro degli eventi per ricordare ciò che è stato l'impatto con l'emergenza coronavirus. Un terremoto, a dire il vero globale, che inizialmente ha colto impreparata la maggior parte dei governi, fino addirittura ai massimi vertici dell'OMS. Molti paesi, nonostante i dati allarmanti che arrivavano dalla Cina, hanno all'inizio minimizzato la sua portata, ritardando l'adozione di misure restrittive. E una pandemia, per definizione, non ha limiti, tantomeno in una terra di confine come quella siciliana. Prudenza, attenzione e prevenzione giocano un ruolo fondamentale in questi casi. Siamo già pronti per affrontare una condizione di emergenza. È stato predisposto tutto quello che il protocollo prevede. C'è una rete che è affidata ai reparti di malattie infettive con un numero adeguato di posti letto anche a pressione negativa e che si estende su tutto il territorio della regione. Ho chiesto, se dovessero arrivare migranti, di essere tenuti in una condizione di tutela per loro e per il resto della comunità. Ricordiamoci sempre che la Sicilia non è il confine dell'Italia, ma la Sicilia è il confine dell'Europa. Come dimenticare le immagini di Milano, della fuga notturna di migliaia di persone per evitare di rimanere intrappolate nella zona rossa? Come non ricordare la preoccupazione delle istituzioni e della popolazione siciliana per ciò che un ritorno in massa dal continente avrebbe potuto causare? Un'emergenza che si giocava in un equilibrio su un filo sottilissimo, con la necessità di dover prendere le decisioni migliori in tempi ristrettissimi e con grande senso di responsabilità. A noi non basta che venga effettuato il controllo negli aeroporti se non viene fatto nelle ferrovie e nei porti, e su questo dobbiamo avere dal governo una risposta e sono certo che arriverà in tempi ragionevoli. Abbiamo predisposto un servizio sullo stretto di Messina all'approdo, alla stazione ferroviaria della città, per verificare uno per uno i passeggeri in arrivo. Chi viene da certe zone deve stare in quarantena nel rispetto della propria salute e nel rispetto della salute intanto dei propri familiari con i quali si va a ricongiungere, ma anche nel rispetto della comunità in cui va a vivere. Basta un poco di sacrificio per poter contenere entro un tempo relativo questo morbo che dobbiamo necessariamente neutralizzare. Fondamentale nella gestione iniziale dell'emergenza è stato l'approvvigionamento dei dispositivi di protezione grazie alla collaborazione con UPMC di Pittsburgh, con sede in Italia anche a Palermo. Mentre in Europa il materiale fondamentale non si riusciva a trovare, la Sicilia è riuscita in questa impresa. Il coronavirus ha comunque rafforzato l'idea che l'Italia sia una, indivisibile, soprattutto nel momento del bisogno. Emblematico il fatto che due pazienti bergamaschi siano stati curati a Palermo nell'impossibilità di essere seguiti in Lombardia. E le loro dimissioni sono state un'occasione di sincera festa. Sono in un padiglione che, secondo me, che sono paziente e che non ha nulla a che fare con la medicina, rappresenta un po' la sofferenza, no? Eppure questo padiglione mi ha voluto bene, mi ha amato e mi ha guarito. Io mi sento fortunato e ho sopravvissuto e non so come mai sono stato scelto io. Noi veniamo in Sicilia spesso, amiamo la Sicilia, la sua diversità. Io credo che sia quasi inutile abbracciarsi, cioè l'ovvietà è l'ovvietà. Cioè siamo figli dello stesso mare, insomma. Sono arrivati questi due pazienti da Bergamo in gravi condizioni. I nostri colleghi avevano bisogno di aiuto perché in quel momento in Lombardia non avevano più come assistere questi pazienti.
e noi ci siamo fatti trovare pronti. È stato un percorso molto difficile, ma oggi è un giorno di felicità per tutti. Quindi credo che sia un ottimo esempio di quello che sta facendo la sanità siciliana di positivo. Non sono mancati casi speciali, quelli in cui il coronavirus si è incrociato con altre patologie. È il caso di un paziente svedese alle prese con il Covid-19 e una seria patologia alla cistifelle. Ho detto che ero un po' aggressivo, sì. Sono stato trattato benissimo, anche se perché non era io, era la malattia. Il suo sorriso è la dimostrazione di quello che è stato fatto. L'importanza di un'equipe multidisciplinare, la sinergia delle azioni, soprattutto la piena condivisione di un progetto e di un percorso di tipo diagnostico e terapeutico. Una patologia che nasce come patologia infettiva in un'emergenza trova poi nelle varie professionalità, dalla radiologia interventistica, dalla radiologia diagnostica, dalla chirurgia, dagli aspetti infettivologici e per un certo verso anche riabilitativo, la risposta migliore a una nuova emergenza. Corridente, per davvero tanti auguri, non ci venga più a trovare. Tanti auguri ancora. Proprio. Grazie. Indimenticabili anche le dimissioni di una paziente che sulla carta risultava fragilissima. Una nonnina di 97 anni, entrata in pronto soccorso la sera di Pasqua con la frattura del femore dopo una caduta nella sua abitazione. Era in quarantena perché positiva al coronavirus. 97 anni, sono un'età assolutamente di ad altissimo rischio, con le comorbidità, lo stato di anche di deperimento organico, però una paziente che ha superato brillantemente grazie a un lavoro di squadra multidisciplinare che ha superato brillantemente la frattura e che adesso torna a casa guarita dalla frattura e anche dal Covid perché è negativa ai tamponi. Questo grazie lo daremo caro veramente. Grazie a tutti, arrivederci. Tanti auguri! È una donna fortunata. Grazie. Perché ha avuto vicino tante persone che l'hanno voluta bene e che l'hanno accompagnata a tornare a casa dal suo figliolo. Grazie, grazie, grazie. Fin da subito in Sicilia è stata abbracciata una linea più rigida rispetto al resto d'Italia. Non a caso l'impatto del coronavirus è stato più contenuto. Intorno ai 3.500 i casi registrati dall'inizio dell'epidemia, 283 le vittime. Tante, è vero, ma è pur sempre la terza regione con minor numero di deceduti per 100.000 abitanti. Si fa quasi fatica a dire che l'emergenza sia passata, un po' per scaramanzia e poi perché sappiamo che il nemico è dietro l'angolo, pronto a colpire nuovamente con mutazioni inaspettate. L'ennesima conferma è lo sbarco nelle ore scorse a Lampedusa di 36 migranti positivi al Covid. Siamo in una condizione di emergenza. Un'emergenza che è sociale, che è economica e che rischia di diventare anche un'emergenza sanitaria. Per fortuna è intervenuto il sistema sanitario regionale e però chiediamo allo Stato di essere presente. Non può pensare il governo centrale di scaricare sui prefetti, sui sindaci, sulla regione siciliana il peso di un dramma umano che rischia di allargarsi e di creare tensione con le popolazioni locali. E allora non resta che imparare a conviverci, con naturalezza e responsabilità, certi di poter essere seguiti anche in vacanza, grazie all'app Sicilia Sicura, messa in campo dalla regione siciliana. Mai abbassare la guardia, questo è imperativo, e la campagna avviata nella fase 2, quella più delicata dell'emergenza, rimane il faro da cui partire per essere responsabili singolarmente della propria salute e di quella della comunità in cui viviamo. Durante l'emergenza abbiamo dimostrato di saper essere uniti, solidali e di saper rispettare le regole.
Adesso, grazie allo sforzo di tutti, abbiamo ricominciato a coltivare le nostre passioni, le ambizioni professionali, incontrare le persone che amiamo. Certo, stiamo scoprendo modi diversi di stare assieme, ma ad accoglierci c'è sempre la stessa terra bellissima, la Sicilia. Con i suoi colori, i sapori e la sua magia. Perché oggi l'orgoglio di essere siciliani si dimostra così, continuando a rispettare le regole. Proprio così, dipende da ognuno di noi. Indossa la mascherina e mantieni sempre il distanziamento sociale. La Sicilia si cura. Il lavoro negli ospedali in questi mesi è stato strenue ed è stato indimenticabile a maggio il grazie dedicato a tutte le donne e agli uomini della sanità siciliana impegnati nell'emergenza coronavirus. Al tramonto il quintetto Sichelikos, composto da professori d'orchestra del Teatro Bellini di Catania, è salito sul tetto del Policlinico di Palermo e ha dato vita all'intermezzo della cavalleria rusticana. Un'iniziativa della regione siciliana nel giorno in cui celebrava i suoi 74 anni dall'approvazione dello statuto autonomistico, arrivato prima della Costituzione repubblicana. Pazienti e personale sono stati così spettatori di una rappresentazione unica, da brividi. Thank you.